Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. 35 gol sono il record della competizione di Massimo Coda, mi sembra che li fece 2 anni fa. E Walid non so se li può battere perché ha 23, però negli ultimi video ha segnato un po' di meno. Comunque adesso parte oggi con questo episodio dove partiamo nella sfida con il Brescia. E è una sfida, cioè una partita in cui dobbiamo ovviamente vincere. Se vogliamo continuare, sperare più che altro di andare in Serie A. È partito bene il Brescia, attenzione a Bisoli che mette il cross corto Fontanarosa prima del loro attacco. Piante poi l'ha presa Caprile. Guarda che forse era indirizzata verso il palo, primo brivido per il Bari. Un Brescia altissimo che continua ad attaccare. Attenzione a Benali, il tiro da parte di Bisoli. È partito benissimo il Brescia 0-0. E comunque il risultato, ma è partito benissimo il Brescia. Calazzi centrale, partito benissimo il Brescia, mamma mia, è partito sprint del Brescia che parte benissimo 1-0. Allora a questo punto Walid ha fatto un gol così nello scorso video. Salcedo tenta a cercare Paolo Lucio, primo tiro parato al secondo rima Volpato che mette subito in pareggio la partita 1-1. Appena attacca il Bari si capisce perché è sempre gol, sempre gol qui. Paolo Lucio, tiro centrale, Volpato non può sbagliare. 1-1, ha pareggiato il Bari dopo 14 minuti di gioco. Attenzione a Ahmed Benali per Moreo. C'era Moreo e se n'è andato Moreo. No, Vicari, ma perché non l'hai preso, Vicari? Invio per Caprile, questa è già la quarta, quinta incertezza. Oggi della difesa, adesso Birindelli può salire. Birindelli. Deve fermarsi, deve aspettare qualcuno, bell'uomo. Aveva visto Volpato. Intanto Vicari stavolta con l'intervento perfetto. Bravo, bravo Francesco. Pallone dentro, dentro qualo. Lasciala fuori! Lezzerini in calcio d'angolo. No, perché? Volpato per Maiello, Vicari. No, Foloruncio. Vicino, attenzione a Maiello dentro. Salcedo, non ci sono tanti spazi. Walid se la stoppa, calcia lui. Come prima, Lezzerini calcia l'angolo. Bell'uomo il cross, Foloruncio più arretrato del solito. Lezzerini. Wallo. Ubriaca anche me che non ci avevo più capito nulla. Benali. Per Bertagnoli. Stanno in cambio di gioco a Karacic. Bertagnoli, Galazzi dentro. Bertagnoli. Altro invio lungo, Maiello in vantaggio, Maiello la prende. Paolo Lucio. Stava per fare un altro errore a difesa del Brescia. Ultimi 15 minuti però, il Bari ha preso completamente l'assalto della partita. Adesso provano ad attaccare. Attenzione, il pallone dentro, la carambola. Birindelli deve uscire. Birindelli se la va a prendere in rimessa. Bell'uomo. 1-2, Birindelli se n'è andato. Birindelli. Birindelli se ne va, Birindelli dietro, dentro il pallone per che dirà l'altra parte per Foloruncio con il destro. Foloruncio adesso in vantaggio al Bari 2-1. Eh sì, non me la sono sentita di tirare col mancino. Michael Foloruncio, 12° gol in questo campionato. Comunque alla fine non penso che Walid potrebbe arrivare a 35 gol. Io ve lo dico subito, perché siamo alla 31esima di campionato.
E quindi no, cioè è impossibile. Io ci provo, soprattutto in queste partite, no? Che sei in vantaggio, prova un po' a farlo segnare, ma è impossibile. Che dire? Maiello, dentro il pallone, Birindelli prova a salire per il terzo gol che darebbe il KO finale. Dentro il pallone, Volpato! Tira fuori! Super Bari però nel primo tempo. 2-1, è partito malissimo, ma si è ripreso benissimo. Nel confronto comunque sommando tutto una partita anche abbastanza equilibrata. Volpato Birindelli. Con il pallone, scattato via Birindelli. Birindelli, la palla che gli dà Walid non è ottima. Salcedo lo anticipa. Salcedo. Dietro. Walid di Mancino. Sto parlando con tutte le mie forze, ma niente da fare per Walid. Fontana Rosa, Folo Ruscio. Se n'è andato Folo Ruscio. Palla di ritorno, Moreo. Stanno il pallone, sta aspettando il ritorno di Maiello, che è perfetto. Non è preciso, è perfetto. Palla allontanata, Walid perde il pallone su non un'ottima palla di Salcedo, almeno non come la volevo. Bertagnoli, Galazzi. Bello per Moreo, Moreo, Moreo. Palla allontanata, Vicari. Bella palla per Walo, 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 Walo. Che dirà? 3-1. Ottimo, ottimo Walid, ottimo Walid. 3-1. Super Bari. Super Bari, Super Bari. Che oggi ha visto che può anche reagire. Pallone alto, taglio, mamma mia. E anche in qualche modo tirato. Comunque ve lo dico, al 70esimo simulo. Ora vorrei cercare, anzi evito di simulare magari, per cercare un altro gol di Walid, quindi evito, evito. Comunque 24esimo gol, perché dirà. Oggi la doppietta lo porterebbe a meno 10, e no, perché non avevo dato una palla filtrata, qua ho sbagliato io, qua dovevo andare avanti io. Galazzi. Galassi dentro, mamma mia, chiusura di Vicari, si è svegliato. Dai, 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 Pucino, dai, Pucino, dai, Pucino. È stato preso un po' però, no, negli ultimi anche episodi, un po' da Pedro Miguel. Bello il pallone, secondo palo, ci arriva, Ualo che tira, 4-1, e fine partita. E fine partita, finisce 5-1, c'è spazio anche per la doppietta di Volpato. Si è partiti benissimo in questo video. Una macchina da guerra. Una macchina da guerra. Adesso la partita con il Genoa. Poi la partita del Cittadella, che la vorrei giocare solo momenti clou. MSC, magari, forse, no, forse magari col Cittadella me la gioco tutta. E poi col Perugia faccio solo momenti clou. Quindi adesso andiamo in campo, andiamo in partita. Nel nostro stadio in teoria. Ancora. Ancora in casa, no? Sì, ancora in casa contro il Genoa. Contro il Genoa che è proprio la squadra di Massimo Coda. 25 gol per. Oh, se n'è andato Yeboah! Che strappo! Che strappo Yeboah! Atterrato, non c'è nulla. Per il momento avevo avuto paura perché avevo fatto una scivolata con Pucino. Pensando di averlo preso, meno male no. No, è rimasto a te. Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? E Maiello, c'è pure l'ambulanza. È Raffaele Maiello e c'è anche l'ambulanza. Quindi al momento entra Maita, ma adesso cambia completamente la partita. Che adesso è tutto così. Guardate. Salcedo mi deve giocarci. Deve uscire pure Salcedo. Entra Mallamo.
Birindelli Ada. Così a sto punto esce di scena Salcedo, doppio cambio obbligato. Entrano Mallamo e Maita, colpo di scena clamoroso per il Bari. Infortunio di Maiello, e questa non so cosa potrebbe essere. Speriamo non il crociato. Mallamo, che dirà? C'era un po' di spazio, aprila, che dirà? Cercare Maita, che non ho mai provato, né Mallamo né Maita, almeno non me li ricordo, quindi. Aspetta, in questo momento anche la vittoria del Genoa potrebbe riaprire tutto, eh. Poi c'è una squadra che è terza, che il Genoa è quarto, quindi è ancora più vicina. Detto per nome per Walid. Walid, terzo giro, e sono 26. Uolo, che tira, 1-0. L'assist è un'imbucata fantastica di Michael, no, di Maita. Poi Walid, preciso come sempre il suo destro, fa 26 in questo campionato. Uolo, che dire. E poi noi ricordiamoci che Walid ha una partita in meno, eh. Walid ha una partita in meno di quelle giocate, o forse due, non lo so, ma forse due. Sturaro, bell'uomo, corri Maita. Corre Maita, comunque oggi siamo devastanti. Secondo palo, che tira! Mamma mia, stava anche per saltare. Questo è comunque calcio d'angolo. Pronto il collo di. Ma che cos'è, bell'uomo? Mannaggia. Devio lungo. Vicari. Stop di Mallamo. Mallamo va in porta, centrale il tiro. Lo va a raccogliere Maximovic. Tiro anche per Mallamo, non stanno giocando malissimo, eh. I due Maita e Mallamo. Tanta attenzione. C'è Gudmundsson che taglia il campo, dentro per Massimo Coda che è fuori gioco. Volpato. Gioca oggi per la prima volta Ala. Cucino, Fontana Rosa. Mamma mia. Volevo fare un cambio di gioco, forse meglio se non mi è riuscito. Devo stare più attento. Birindelli. Per Foloruncio. Mamma mia. Mamma mia. Sempre. Tanto qua sponda, perfetto, dentro. Errore da di Foloruncio, attenzione a Coda. Grandissima chiusura di Fontana Rosa, devastante Fontana Rosa. Scusate, poi ci sborra. Ricordo che all'andata finì 3-2 per noi. Dire che poi il Genoa la riprese, anzi no, 1-0 per noi, 1-1, 2-1 per noi, vabbè, avete capito. Il Sanker. Pajas, Cisbor, Yeboah. Yeboah poteva imbucare Coda, bell'uomo. Awalo, no, non una grandissima palla quella di Mallamo. Sturaro, per Coda, stop, non male da parte di Coda, arriva Gudmundsson. Gudmundsson verso la porta, Gudmundsson, Gudmundsson, secondo palo, prende la traversa. Traversa colpita dal Genoa nel momento migliore dei Liguri. E adesso ripartenza con Maita. Maita, Maita. Viene atterrato tipo 6 volte. Ci sborra, prende giallo. Traversa però di Sturaro a porta vuota. Nemmeno così semplice, bell'uomo. Eh no, non potevo andare avanti se non me la toglieva. 1-0, che è un risultato più che ottimo. Per quello che abbiamo visto nel finale di primo tempo, con il Parma che pareggia col Modena, tipo. Quindi noi dobbiamo vincere, perché se in caso ci avviciniamo più possibile al Parma, battendo il Genoa, è quasi ormai sicuro che siamo in Serie A. Volpato. È passato in qualche modo Mallamo?
Non l'avevo capito. Allo Sturaro, che nel primo tempo ha sfiorato il gol. Semplice per l'ex Juve. Sturaro dietro, coda. Stop, torna Sturaro. Solo dentro la Yeboah. Yeboah! Caprile. E poi la salva Pucino con personalità il 25. Che esce da una situazione che poteva dare il calcio d'angolo alla squadra avversaria. Adesso meglio che per lui perché Walid era fuori gioco. Il cross non era per Volpato. Mallamo. Maità dentro non era per lui. Adesso Ilsan Kerr, tanto pressato, diventa difficile giocare per il Genoa. Si stanno stringendo tutti gli spazi, ma noi continuiamo a fare errori, soprattutto di passaggio, anche Yeboah però per loro. Allora riconquistiamo palla. Con Khedira. Khedira se n'è andato. Che ha fatto Walid? Walid, mamma mia! Ha preso uno strappo allucinante Khedira. Cross, palla in mezzo. Follaruncio, palla rimane lì. Allontanata non definitivamente. Yeboah prova a imbucare Birindelli con la testa. Fase un po' sbilenca della partita. Palla riconquistata dal Genoa, poi ripersa, poi riconquistata con Gudmundsson. Sturaro. Brescia passa avanti con il Benevento. Attenzione a Eftigar, è fuori gioco. Non era nemmeno arrivato sul pallone. Che dire? Bella palla di Ualo. Alla ricerca di qualcuno, il cross di Ualo. Poi ci sborra. Frendrup. Frendrup. Secondo palo per Coda. Coda. Coda è passato. Coda. Attenzione perché. No, Folloruncio col cerotto. Ma che. Ma perché Folloruncio col cerotto? Però dà una bellissima palla per Walid, per Walid, per Walid! Come what? Come Totti? Che dirà? Fa 2-0. Però non capisco perché si è infortunato. Devo sapere che vi dico Pedro Miguel lì, Pedro Miguel lì. Mettiamo Pedro Miguel qua, guarda. Doppietta! Per Super Qualiche Dira che va a 27 meno, ce la possiamo fare, meno 8, ce la possiamo fare Walid, ce la possiamo fare Walid, almeno a pareggiarlo, meno 8, 27 e 30, Walid, devastante. Tanto recupero, palla ancora per Khedira. Khedira cross per Pedro Miguel. E se lo divora! Se l'è divorato Pedro Miguel! Vicinissimi al 3-0. Una partita che nel secondo tempo è stata completamente dominata. Coda, vuole provare almeno a riaprirla. Mette in mezzo, c'è Fontanarossa però. Sempre devastante! Poi il pallone di ritorno! Aprile! Deve spassare lungo! Dove però non c'è nessuno. Anzi, c'è Maximovic per il Genoa. Sturaro, Ekuban. Birindelli in copertura. Non lo lascia crossare Birindelli. Palla allontanata da Maita. Maximovic. Ekuban. Taglia a campo. Passaggio a Paez. Paez per Yeboah. Yeboah dall'altra parte per Gudmundsson. Gudmundsson va in mezzo, il tiro! Certo ragazzi che avere un portiere così forte, mamma mia. Comunque il portiere in mezzo, io non ho capito. Palla dentro! E allora sì che c'era il portiere in mezzo, lo vogliono riaprire! E ci riescono, 2-1, ha segnato il Genoa. Segnato il Genoa con Ekuban, 2-1 e forse un gol è anche meritato, eh. E questo però è ammonizione, arbitro. Questa è ammonizione. Ora non mi preoccupo più perché si fanno così. Però, cioè ragazzi, due infortunati in una partita. Due infortunati in una partita. Bisognerà vedere ovviamente le condizioni di Folloruncio. Ma quelle di Maiello sono sicuramente da infortunio grave. Puskas nel finale il Genoa. Per riaprirla il Genoa, per riaprirla. Palla ce l'ha solamente.
Caprile, finisce qui 2-1. Vince il Bari contro il Genoa. E quindi è una buona prestazione della nostra squadra. Ma più che buona prestazione, c'è un po' di rammarico. Intanto, rammarico per il Parma che pareggia col Frosinone. Quindi, noi ci riavviciniamo al Parma. Ma il rammarico è che un infortunio è sicuro. C'è la paura che due infortuni sono sicuri. Andiamo a vedere. Eh sì, Folorusso 3 mesi e Maiello legamento crociato anteriore. Non ci credo, ragazzi, non ci credo. No, ragazzi, non ci credo. A questo punto vi voglio solo far vedere. Ok, col Cittadella è il 20esimo, quindi facciamo solo un momento clou. Sì, tanto ormai siamo prende. Dobbiamo fare una nuova squadra. Dobbiamo fare una nuova squadra a questo punto. Per infortuni sfortunati che abbiamo avuti. Abbiamo avuto l'attacca 2, non so se si può ancora fare. Secondo me sì, perché se no Salcedo non può giocare. Quindi proviamo questo. Ok, Folorusso Maiello lo mettiamo qua. Poi Maita abbiamo visto giocare bene. E qua Mallamo. Quindi questa è la squadra al momento. No, peccato, peccato, perché a questo punto Folorusso Maiello forse l'avrei pure venduto. Folorusso perderà qualche overall. Questa è una cosa che non ci voleva per la Serie A. Adesso andiamo nell'ultima partita di oggi. Che a questo punto, no, mi sa che non me l'ha salvata. Sì, e questa è la formazione. Ultima partita di oggi, andiamo a giocare solo un momento clou. Non vorrei giocare questa modalità solo per il... Non ho abbastanza riserve. Non vorrei giocare questa modalità solamente per il fatto che per Walid. Però anche se perdi, anche se perdiamo alla fine, non cioè che se ne frega, perché ormai siamo quasi in Serie A. Tanto Walid, provo strappo. Si è andato, perde il pallone, lo riconquista Maita. Secondo pallone Maita, Volpato deve anticipare. Palla allontanata, poi cross dentro Volpato. Azione interminabile. Invece finisce con la palla di Cittadella, però la palla da riconquistare al Bari. Walo, dai, ti prego, Walo. Walid! Che tira! 1-0 e sono 28. E sono 28. Volpato se n'è andato con un numero. Attenzione a Volpato. Rientra. Cross. No, anche se non è finita l'azione con Maita. Per Walid. Ha fischiato l'arbitro. No, ma che fa? Oh! Raga, no, basta scam, non ci credo. No, basta scam, basta bug. Che campo è successo, ragazzi? È successo. Mi dispiace salutarci così, raga. Ed è ufficialmente riaperto il campionato di Serie B. Ciao ragazzi, noi ci vediamo domani o prossimamente.